Ma Mariarca com'è nato? Mariarca è nato che venivo da Chantal, che era un personaggio un po' più oca, no? Ciao, chi sono? Capelli a carré, rossetto marcato, la fascia. E quindi cominciavano a credere che Loredana Smioli era Chantal, no? Allora tu ce l'era con cucchiaini, ci fa capire, guardate, io non sono qui. Ma vi faccio vedere anche un'altra cosa. Mariarca, che era un po' l'opposto dell'oca, no? Questa donna aggressiva. Ma la verità, proprio il fondo della verità, è che io in quel periodo dovevo dare 6 pigioni al padrone di casa e quindi mi sono, come si dice, concentrata e mi sono fatta venire questa. È nata Mariarca. E Mariarca, niente, Mariarca purtroppo a Napoli, sai, si vive con quella cosa che dice, ah, bella Napoli, sembra questa città aperta, parlo intellettualmente, è proprio del teatro in generale, di tutto, pure della pittura. E poi vedi che proprio in questi ambienti ci sono i muri davanti agli occhi, nel senso che un po' mi hanno etichettata, capì? No, Mariarca, Fachel, non è vero, perché un attore può fare Mariarca, può fare tutto, perché non è solo una cosa, è tanto, è un sacco di persone. Ma progetti futuri, tu prima mi parlavi di un progetto tuo personale a cui stai lavorando. Sì. Sto facendo uno spettacolo che durerà massimo 40 minuti, in spazi, non mi voglio limitare io a dire in teatro, non solo in teatro, con 3 personaggi miei, con Leonela che ci tengo tantissimo, perché è questo personaggio malinconico, però fa ridere, però dice delle cose pesanti. E poi ci sarà Mariarca perché ridete solo voi a casa, ma Mariarca a voi vi piace, quindi ve la faccio. E poi il personaggio nuovo che è una spogliarellista. Ma prevedi, insomma, hai dei tempi massimi per quando si potrà realizzare? Non... Io mi sono data il 12 novembre. Però debutterò sicuro, già ho preso una data, pensa. Ringrazio infatti questa fiducia, no? A dicembre, grazie a questo Pasquale Filosa che crede in me, ha sempre creduto, ha detto guarda, non ti preoccupare, già ti chiudo questa data. E quindi sono contenta. Quindi il mio limite è il 12 novembre che devo fare questo spettacolo. Non ho nessuno che mi ha finanziato, quindi collaboreranno tutti i miei amici, scenografi, coreografi, il regista, tutti quanti. Ovviamente il lavoro si chiama lavoro perché va pagato. Io nel momento in cui lo metterò in scena darò a tutti il loro ricompenso. No, assai. No, amen, sai, perché vuol dire che ha faticato. Ma la data la possiamo già dire pubblicamente, la prima, diciamo, quando sarà la prima e dove Di telefono. o... Ah, vabbè. Adesso Loredana ci parlerà a proposito delle sue esperienze cinematografiche, della sua ultima esperienza cinematografica. In particolare ci parlerà della serata della prima del film Gorbaciov a cui ha assistito ieri. Ieri sì, Ieri. era, sì, ieri sera. Con Poi questo agganciamo su... un vestito estivo. Vi prego, signori del modernissimo, abbassate un po' i condizionatori perché mi dovevo portare il plaid. Ieri sera vado alla prima di Gorbaciov e quindi niente, mo esco, mo esco, mo esco, mo esco, esco un secondo dopo aver fatto. Mi ricordo precisamente delle pose e ho provato dei momenti di tensione, di Certo. professionalità, no? Con Antonio Servillo, Tu non che conoscevi, l'hai conosciuto l'ho da... conosciuto lì sul set.
che poi è stato comunque per me gratificante perché ho lavorato a fianco a lui, eh. Solo che non lo vede il mio pubblico, però non fa niente, vi giuro la verità. E niente, poi evidentemente Stefano Incerti, giustamente nel montaggio, non è che va a vedere l'attrice, ma va a vedere i tempi, il ritmo del film, insomma, tutte le cose. Sarà per il prossimo film Stefano Incerti. E poi ieri niente, l'attrice è inutile che neghiamo, sai, vede il film, non si vede, resta male, pure perché va là come attrice, no come comparsa, no? Poi là vedi la comparsa e resti un po' così. Però poi caso vuole che a fianco a me era seduto un uomo anziano che mi ha fatto uscire piena di forza da quel teatro, perché è stato così simpatico nel dire delle cose, no? Reali poi, però in un modo così simpatico e cose, che ha detto guarda, capita, capita, pure alle più grandi attrici. E io non sapendo chi ero, sono stata come mi vedete, perché poi in fondo sono una persona semplice, e ho conosciuto il signor Enrico Fiure. E mi ha fatto assai piacere, meno male che esistono anche queste persone a Napoli. Il regalo della serata è stato Enrico Fiore. Al di là dell'ultimo film a cui hai partecipato, del Gorbaciov, le tue altre esperienze cinematografiche in altri film, quali sono stati questi altri film? Diciamo il film reale in cui ci sono, Il che film non mi hanno reale in cui ci sei. tagliato. È L'amore buio di Antonio Capuano, dove interpreto la madre del protagonista, che è un ragazzino di 16 anni. E lì si è visto, diciamo, quel poco di me. Mo, essendo un'attrice, lo sai, anche con una parte grande mi pare sempre uno spazio piccolo, perché esprimermi totalmente ci vuole più spazio. Vabbè, mancherà Però occasione. no, però siamo, cioè le cose che restano sono quelle che le costruisci man mano, non voglio essere retorica, ma è così. Quei fatti a soffio sono soffi e basta, invece le cose costruite restano. Allora, salutiamo invitando tutti il 5, 6, 7 novembre andare a vedere Loredana Simioli all'ex Filangieri con lo spettacolo di Fortunato Calvino Cuore Nero. E salutiamo tutti. Ciao, Fortuna!